Ciao ragazzi, oggi vi aiuterò a scegliere il vostro prossimo airbox sportivo in carbonio. Allora, probabilmente se avete effettuato delle ricerche online o avete chiesto in giro, vi sarete imbattuti nei due prodotti più importanti presenti in Italia, ma anche nel mondo, ovvero il famoso CDA della BMC, eccolo qui, e l'altrettanto famoso HP 300 della Sparco. Questi due sono i must have, i best seller, chiamateli come volete, e sono il top presente sul mercato. E sicuramente lo dico io, ma lo dicono anche le statistiche di vendita. Allora, il pacco, il box di questi prodotti prevede quattro differenti tipologie. Andiamole ad analizzare. Allora, la prima è una barra filtrata per sostenere il filtro, ok? Quella della BMC alla mia destra sembra un po' più povera, in realtà non è così perché l'airbox, come avete visto prima, ha una staffa che lo trattiene, quindi bisogna collegare questa staffa all'altra. Quella della Sparco invece è unica. Una bella differenza è nel manicotto di riduzione in dotazione, questo è molto molto povero. Praticamente c'è un solo altro diametro che si può scegliere, mentre quello della Sparco ha un imbocco a scalini, molto molto comodo in fase di installazione. Se vi capiterà di installarlo da soli capirete la differenza. Il terzo elemento è il tubo, e qui c'è il classico in carta alluminio della BMC e questo qui invece in plastica con un interessante manicotto in metallo della Sparco, è un po' più resistente questo. Per quanto riguarda l'airbox invece, sono due prodotti in quanto a prestazioni equivalenti. E il BMC utilizza al suo interno un classico filtro sportivo in cotone, è molto efficace, un po' più delicato dello Sparco, perché quello Sparco è in uretano e in fibra sintetica. Io tendo a preferire, per vari motivi, non prestazionali, ma più che altro per la durata del tempo. E non so se si riescono a vedere i filtri all'interno, magari poi farò un video specifico o delle foto. E, dicevo, prestazionalmente sono equivalenti, però c'è una differenza molto molto importante, e parlo anche da installatore. Allora, il BMC ha due diametri diversi, un 85 da un lato e un 82 dall'altro, che significa che il tubo potete utilizzarlo solo da una parte, qui non entra, qui entra, ok? E questo può andare bene in molte applicazioni, può essere una limitazione importante che ci obbliga a fare delle scelte tecnicamente meno efficaci, oppure a comprare altri manicotti, altri adattatori. Il filtro della Sparco invece da questo punto di vista è migliore, perché entrambi gli imbocchi sono della misura uguale e quindi si può tagliare quel tubo in dotazione e utilizzarlo sia da un lato per collegarlo al vano motore, al motore, chiedo scusa, e sia dall'altro per andare a pescare aria fresca, quindi è una soluzione utile. Peraltro i primi HP 300 che uscirono avevano il difetto che, insomma, per far sì che fosse flessibile questo imbocco si rompeva, ok? Hanno immediatamente cambiato il prodotto, cambiando il materiale, e hanno in realtà un vantaggio importante rispetto agli altri prodotti, perché questo materiale è molto più flessibile, quindi ci consente di effettuare scelte molto più comode, quindi di adattare dei manicotti anche di misura proprio non perfetta, può essere molto utile. Un vantaggio a favore di BMC è che nella maggior parte dei casi suona un pochettino meglio, ok? Perché al suo interno ha un disegno particolare con delle alette che in molti casi lo fanno suonare un pelino meglio. Il 300 della Sparco invece è un airbox di sostanza, molto efficace, e lo capiamo anche dalla scatola che vi faccio vedere come ultima cosa, perché già fa capire molto sul prodotto. Questo è Sparco, non c'è niente. Questo è l'airbox, montalo, vai forte e non ti preoccupare. Questo è BMC, è più carino, è un po' più appariscente, ti mette i titoli mondiali vinti, i vari
grafici di funzionamento, queste sono le alette, no, qui non si vedono, bugia, i vari grafici di potenza e un filtro, ecco, io lo definirei più tuning probabilmente, ma da far installare da un installatore esperto. L'HP300 è un filtro un po' più performance, che però puoi installare anche tu con un po' di attenzione. È molto più semplice da installare. Se avete delle domande, io risponderò con molto piacere. Ciao, alla prossima!